dalla combustione delle streghe nel passato, al costume più recentemente diffuso all'infanticidio femminile in molte società, fino all'uccisione di donne per il cosiddetto onore. Ci rendiamo conto che femminicidio è in corso da molto tempo. La violenza di genere nasce dalla percezione sociale di una sostanziale disuguaglianza tra i sessi, storicamente radicata nelle convinzioni e nelle pratiche sociali. Il modo sessuato di leggere la realtà, costruito nel corso della storia, ha infatti contribuito ad una forte discriminazione delle donne nei secoli. Il concetto violenza di genere vuole appunto porre l'accento sulle radici culturali e sociali del fenomeno, su un'idea ancestrale ben definita dei rapporti gerarchici tra i sessi. Le forme di violenza, violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, comportamento persecutorio, stalking, violenza assistita. La violenza di genere e i mass media. I media hanno effettivamente assunto un peso sempre più rilevante nella società. Sono punti di riferimento in grado di fornire modelli di comportamento, diventando una vera e propria agenzia di socializzazione accanto a quelle tradizionali rappresentate, ad esempio, da famiglia e scuola. Questo è un fatto gravissimo. Nel 70% dei casi chi fa violenza su una donna non bussa alle chiavi di casa. Genitori, educatori devono essere consapevoli della portata della violenza tra gli adolescenti e dovrebbero essere pronti a discutere. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. Il 78% delle donne non ha denunciato le violenze. Donna, tu che tante virtù possiedi, ai giorni d'oggi però sul gradino più alto non siedi. Ai tempi del sonetto eri così tanto amata che Madonna venivi chiamata. Oggi vieni accoltellata, anche se come un fiore dovresti essere trattata. Tu che possiedi delicate mani, in tombale silenzio rimani. Il femminicidio è un atto sbagliato, è vero, noi uomini abbiamo sforato. Ma tu continua a vestirti come vuoi, anche come un top. Perché alla violenza sulle donne io dico stop.